La situazione è questa. Benvenuti in una nuova puntata del Crimine Natale, innanzitutto. Ciao! Allora, oggi decoriamo tutta la casa, ma proprio tutta la casa, tutta la casa, tutta, e la situazione è la seguente. Nel senso che voglio sostituire quella console con questa console, che è quella del trucco ed è zozza, vedo. Comunque, quella console lì la voglio usare a Natale perché si allunga fino a 3 metri, quindi mi serve come tavolo. Quindi quest'anno proviamo a mettere l'albero qui. Ma la cosa bella di questa è questa, guardate. È piena di trucchi. Sarà molto interessante. Quindi ora provo a vedere se sta bene questa console qui. Lì la pianta temo che dovrà andare tipo fuori per il Natale, mi spiace. E niente, vediamo se questa cosa funziona. Non sono sicura che funzioni. A proposito, oggi abbiamo uno sponsor. Lo sponsor del video di oggi è Zalando Privé. E ve ne parlerò di più in mezzo al video, a fine video. Comunque è quel servizio di Zalando che praticamente vi permette di avere a prezzi bassissimi i vostri brand preferiti grazie a offerte lampo. Ne parleremo meglio dopo, ma intanto grazie Zalando Privé per averci offerto uno dei video del Crimine Natale. Apprezziamo molto! Abbiamo deciso che così ci piace. Allora, praticamente abbiamo tolto un sacco di rami e così è come appare l'albero di fronte, è un po' spettinato lì davanti, non ci fate caso. E poi di lato invece, quando entri, è così. Ora ovviamente spettiniamo un altro po' lì sopra in modo tale che sia più pieno, perché lì lo vedo anch'io che c'è un problema, però così potrebbe andare, cioè aggiungendo due rami forse giusto lì. Ora la cosa è che dobbiamo svuotare il cassetto dei trucchi. Questo mi costringerà a mettere un sacco di ordine. Già. L'albero è sistemato, quindi è assicurato con questa cinghia qui e non può scappare. E ora lo dobbiamo spettinare. Questa è una delle cose più fastidiose della vita. Mi dà un fastidio alle unghie che non si può definire, veramente faticosissima questa cosa. Allora, qui il trucco è stato mettere i rami piccoli a riempire qui dietro. Il colpo d'occhio quando venite non si vede, cioè certo si vede che è un pochino meno folto qui, però in realtà non è che sembra che abbia dei buchi. Mettendo i rami che sarebbero dovuti andare in cima sotto, secondo me il colpo d'occhio è perfect. Perfetta. Oh, ma salve! Sto soffrendo terribilmente di vertigini! Io odio questa fase del Natale, questa in cui devi ancora mettere le luci, devi ancora fare tutto, non stai decorando niente, c'è solo lo stress, lo sporco e il disordine. Le scuole di pensiero sono due. Prima le luci verdi che si mettono sul tronco e queste dopo, o prima queste vicino al tronco e queste più larghe. Voi di che scuola di pensiero siete? Ma tra le altre cose noi non mettiamo mica queste. Come no? No, noi mettiamo quelle fighe di rame. E basta. Dove siete, fighe di rame? Eccole. Eccole, no, noi siamo much more faighi di così. Mettiamo queste. Allora, queste sono le scatole degli addobbi. Ogni anno mi complimento con me stessa per quanto ho chiuso bene le scatole l'anno prima. Cioè io tutti gli anni mi sforzo e dico, dai, devo chiuderle bene. Devo chiuderle bene perché ci tengo. E l'anno dopo ho questo piacere di aprire la scatola e di dire, come sono stata brava, le palline sigillate una per una, l'imbottitura, sono proprio brava. Test luci in corso. Funzionano! Anche quest'anno funzionano! Ora sto facendo la centrale LED. È molto importante allora intanto trovare le luci prima di mettere sull'albero, perché altrimenti ti potresti anche uccidere una volta messe se non funzionano. Poi è importante fare un cablaggio pulito, quindi direi con una ciabatta Ikea. Bella questa ciabatta Ikea per le altre cose. Falla pure brutta, costa 20 euro. A me sembra di star facendo un puzzle. Un puzzle che non ha soluzione. Allora, vi spiego il mio problema. Andiamo di là che ve lo spiego meglio. Allora, la questione è questa. Io
due ciabatte papabili per questo lavoro. Il problema è che hanno la spina grande, entrambi. E noi abbiamo solo adattatori in cui entrano spine grandi, ma che non riducono la spina, quindi già... E non trovo un adattatore da bipresa a sta cagata qui che non riesco a capire che cos'è. E la presa smart ha solo lo sciuco e io vi giuro che sto tanto stupida. Io non ce la faccio più. Io sono commossa, nell'armadio di mio padre ho trovato questa. E mio padre mi ha anche dato il permesso, ha detto prendi tutto quello che vuoi, quindi io mi sento autorizzata nel caso mi ne servisse un'altra andare su e a prenderla, perché a questo punto siete d'accordo con me che prendi tutto quello che vuoi vuol dire prendi tutto quello che vuoi. Allora, questi li infiliamo come l'anno scorso. L'anno scorso sono vestita vagamente meno posh di quest'anno e quindi iniziamo tipo così e li metto sotto nell'anima e... Io sono abbastanza soddisfatta, intanto deve essere una roba sottile, no? Sì, va sì, bene. Sì, perfetto. Direi che va bene. Ok, ora mettiamo il filo di luci, l'altro che è la cosa più complicata della vita. Io sto già male. A me piace il Natale quando è già tutto addobbato, quindi quest'anno me lo godrò tantissimo perché lo sto addobbando a novembre. Mi vergogno di me. No, però in realtà è come concetto, scusate, è giusto addobbare prima l'albero e fare tutte le decorazioni, come le vetrine, te lo godi molto di più il Natale se fai così, secondo me. È il primo anno che lo faccio, quindi che cazzo sto a dire? Così in cima, ma sei matta, scendi di uno! Pazza! Questa scalina sarà determinante, ragazzi. Marta, sei troppo in alto! Sì. Torna giù. Poi fare tutte queste cose senza musica è devastante comunque. Perché poi YouTube. Perché poi altrimenti YouTube ci flagga, quindi tutte le volte noi dobbiamo immaginare. Voi vedete queste cose con una musichina carina e natalizia e noi invece. No. Ci attacchiamo. Allora, quest'anno faremo così: metteremo più in basso le palline più cioè meno fragili e più in alto quelle più fragili per un motivo di piccolo Satana in giro. Questo piccolo Satana! Che qui era molto più facile da gestire, perché qui non camminava e non tirava le cose. Guarda come era carino. Vedete a bullarsi delle proprie doti di incartatrice di palline? Mannaggia, era anche una di quelle grosse. Dovrò andare a comprarne altre 5! Per non fare il video uguale all'anno scorso, vi ho chiesto di raccontarmi su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, come sono smutte quando vi dico questa cosa. Vi ho chiesto di raccontarmi su Instagram quali sono stati gli addobbi più brutti natalizi che abbiate mai visto e i regali più brutti mai visti o mai ricevuti. Quindi adesso non vedo l'ora di iniziare a leggere le vostre storie. Iniziamo col botto. Una mia amica tutti gli anni appende all'albero il suo vecchio apparecchio per i denti e anche quello della sorella, ma non mi chiedere perché. Hai capito? L'apparecchio per i denti. Schifo. Ah. Ma perché? Perché? Regalo bello ma periodico. Stesso libro per 5 anni di fila e attenzione con la stessa carta regalo. No, a questo punto vogliamo sapere che libro era. Come souvenir di New York mi avevano regalato una pallina natalizia semplicemente orrenda, blu, in una scatola di cartone internamente rivestita con una fodera in cui era adagiata la pallina che sembrava all'interno di una bara. Agghiacciante, eppure credevano di avermi fatto un regalo super. Vabbè, ma questo poverino, questo dipende dal gusto, non è oggettivamente brutto. Per la serie regali brutti mi hanno regalato una crema anti-age a 19 anni. Quando andavo alle elementari, penso fosse il terzo anno, mia zia mi regalò un pigiama che oltre ad essere orrendo era anche pesantissimo. Mia madre mi ci mandò a scuola pensando fosse una tuta invernale. Inutile dire che da allora chiedo solo esclusivamente soldi ai parenti. Una mia amica mi ha regalato un addobbo brutto, due in uno proprio. Era una pallina a forma di stella con dentro una mia foto, diventa complicato, però sgranata e non si vede praticamente nulla, però per non farla dispiacere la metto lo stesso sull'albero. Sei un'amica molto migliore di quello che sono io, sappilo, è successo a tutti questa cosa e tu sei molto meglio di me. Abbiamo deciso di fare trasparenti sopra, che sono quelle più delicate, poi man mano bianche sotto, che invece sono quelle morbide, che Luca può schiantare per terra con relativamente pochi danni. Devo decidere se lasciare i festoni o no, ma adesso veniamo di nuovo ai vostri regali brutti. Al mio migliore amico regalamo uno slippino molto sexy con un omino di marzapane proprio lì. E l'omino non era affatto discreto come dimensioni.
Cioè, nel senso, era un piccolo, era molto piccolo, era molto grande, devi essere chiara. Una mia amica per Natale mi ha regalato la candelina di Babbo Natale. La cosa bella, non si è fermata a farmela una volta sola, l'ha fatto per diversi anni consecutivi. Ciao Dani, il mio regalo brutto non è esattamente brutto, è brutta l'idea. Io e il mio compagno conviviamo da quando abbiamo 19 anni. Ebbene, il primo Natale lui ha ricevuto un sacco di regali per lui. Felpe, t-shirt, un telefono. Io ho ricevuto lenzuola asciugamani. È moralmente orribile. La mia migliore amica, amiche da 18 anni, mi regalò dei calzini orrendi con pupazzo di neve in 3D ed erano calzini con le dita. Io non sarei stata arrabbiata con questo regalo perché io adoro i calzini con le dita. L'albero è completo, è trasparente sopra e bianco sotto. Ora credo che andrò a comprarmi delle palline bianche perché ce ne sono molte meno che quelle trasparenti, e anche alcune trasparenti perché le ho flashate per terra. Ora, io ero convinta di aver comprato delle ghirlande natalizie, mi spiegate che è questo? Cioè, sono arrotolate, dov'è l'inizio? Non è come lo scotch che è così facile trovare l'inizio. È abominevole, non riuscirò mai, non ci riesco. Voglio mettere su quelle mensole lì, ma non ci si riesce. Porca miseria. Per consolarmi, leggerò un regalo brutto. La mamma del mio ex 2 anni fa ci regalò un cestino della pattumiera a forma di gufo, alto 50 cm, in metallo, arancione e giallo. Dotato di pedalina per aprirlo, con un rumore inquietante si apriva la parte superiore della testa del gufo. Del tutto inutile perché neanche capiente. Quando ci lasciammo, glielo lasciai lì. Mi dispiace non avere una foto per farti ridere. La mia faccia dopo averlo scartato. Ero allibita. Forse però la suocera ha sabotato la vostra unione. Magari era quello l'intento? Ho trovato l'inizio! Il potere della ghirlanda ora è mio! Ho ricevuto una campana in ceramica della Thun con su scritto Natale 2009. Era il Natale 2018 e la campana era pure piena di polvere. Ho finto gratitudine perché sono una persona educata e la persona che me la regalava era anziana, ma non è stato carino per niente. Se dovete... Allora, riciclare i regali è un'arte, disse la matta con... la pinza. Riciclare i regali è un'arte. Controllate che non ci sia scritto il nome, che non ci sia scritto un anno e che siano puliti e nuovi. Cioè, si possono riciclare regali nuovi, non regali vecchi. Devo prendere, secondo me, delle palline anche per qua, perché così è un po' vuoto. Comunque vorrei precisare una cosa, l'omino di marzapane non era stampato, era un omino in PVC grande, cucito sullo slip, natalizio ovviamente, tutto rigorosamente natalizio. È bellissimo. Io ho paura delle altezze perché ho fatto questa cosa da sola. Potrei prendere delle palline, potrei mettere delle luci, ora decido, perché il problema è che dovrei attaccarle lì e sarebbe visibilissimo, oppure lì e sarebbe ancora più visibile. Quindi non lo so. Non so se sei pronta per il mio regalo, tra l'altro riciclato di merda. Non ricordo l'anno, me lo fece mia zia. Un paio di pattine, non saprei come definirle, me le ha affibbiate dicendo che andavano molto di moda in Russia. Ma che... Allego foto, aspetta, c'è la foto. Sono molto fiera di questa cosa. Non le ho dovute comprare le palline perché ho pensato, e scusate il mio pezzo di formaggio, ho pensato di usare quelle rame. In effetti qui quelle rame stanno benissimo e ci ho messo anche i campanellini dell'anno scorso che erano sull'albero. Quindi mi piace tantissimo così. Ma proprio tanto tanto sembra un pagliaccio coi baffi, porca miseria. È tutto sporco per terra. Leggerò un messaggio nel frattempo. Non ho voglia di pulire. L'albero piace fatto. Non mi piace da fare. Un giorno sarò abbastanza ricca da assumere una decoratrice natalizia. Ma poi non potrei darvi questi fantastici contenuti, quindi chi lo sa. Leggiamo un regalo brutto.
Le hanno regalato a lei una pelliccia e pantaloni di pelle rossi, regalo di mia zia, avevo 9 anni. Vabbè, dipende, se sei serio, una fashion icon a 9 anni poteva anche andare. No, scusa, scusate, questo è fantastico. Il peggiore è stato a 9 anni. Una zia lontana mi ha regalato un rasoio per la barba. Peccato che io sia una donna. Si è giustificata dicendo che lo potevo regalare al mio futuro fidanzato. Ah, mi devo fare forza, devo pulire. Sono stata abbastanza drammatica. Ah, mannaggia a me, mannaggia a me. Tutto pulito, tutto sistemato, tutto natalizio. Ah, la sensazione che è quando hai finito. Ah, vi devo far vedere ancora un angolino. Guardate, questo qui è nuovo, è dal nostro sponsor, ossia Zalando Privé. E come vedete ci sono due candele, anzi una adesso la accendo. Ho preso queste due candele di Parks Candles, una alla pesca e una alla verbena, questa è pazzesca. Questo vassoio qui, che come vedete è a specchio, ma io non ho tolto nessuna etichetta ora che lo vedo, ma quante ne ho lasciate. Quindi questo vassoio lo userò sicuramente per fare delle foto Instagram, perché è davvero stupendo. Ciao! E poi questa cosa qui che io volevo da tantissimo, volevo troppo un candelabro di quelli importanti, lo userò sicuramente alla cena anche della vigilia. Guardate che benessere, che bello. Dovrei addobbare forse un po' l'ingresso ora che lo guardo così. Quindi tutti questi oggetti di questo centro tavola li ho presi da Zalando Privé ed ora vi parlo un attimo appunto di questo sponsor. Zalando Privé è quel sito, sempre parte della famiglia di Zalando, che però ha i flash sale, cioè le offerte flash, e io queste cose qui le ho comprate proprio lì e ora voglio vedere quanto ho risparmiato, perché ci sono articoli che sono scontati fino al 75%, e non è solo cose da vestire ma anche appunto cose per la casa. Io non ho ordinato niente di grande, ma anche tappeti, mobili, cose, quindi è perfetto se volete fare i regali di Natale adesso. Andate nella sezione, vi consiglierei, con la spedizione rapida, che è una settimana, e appunto potete trovare un sacco. C'è la Moleskine oggi. C'è la Moleskine, mannaggia. Quindi potete risparmiare tantissimo facendo dei regali di marche veramente prestigiose e molto belle. Io volevo andare a vedere quanto avevo risparmiato io, appunto. In quest'ordine qui io avrei speso 69 euro, ovviamente mi è stato offerto dall'azienda, e ho risparmiato 121 euro sul prezzo originale, perché comunque sono tutte marche abbastanza alte e costavano un po' queste cose qui. Quindi direi bene. Ho fatto anche un altro ordine in realtà che mi deve arrivare e che includerò in un post sul mio sito per una guida su come scegliere i regali di Natale. E in questo ho risparmiato 300 euro nell'ordine successivo, quindi direi che insomma se lo fa. I brand spaziano dal lusso, per esempio adesso c'è Jimmy Choo, vedo, ma c'è anche Mango, cioè insomma trovate un po' per tutte le tasche, e anche i brand di lusso rimangono accessibili. Grazie Zalando Privé per aver sponsorizzato un video del Crimi Natale, e qui sotto avete il link per andare al sito. Bene, mi è rimasta la voglia, oh mio Dio, questa candela ha un profumo da sturbo. Ora mi è rimasta la voglia di leggere 2 o 3 regali brutti e poi vi faccio una bella carrellata emozionale del lavoro che ho fatto. Mi sono stressata tantissimo, veramente, tra fare l'albero e avviare un brand indipendente direi che mi stressa meno. No, non è vero, una cavolata, non la finisco neanche questa frase. A mia mamma hanno regalato un pigiama in pile taglia XXL, è la mia taglia preferita per i pigiami. Dei parenti, mia mamma ha la M e stava facendo la dieta quando gliel'hanno regalato. Ah, capisco il problema. Immagina la sua faccia davanti ad un pigiama 4 taglie più grande della sua.
Il regalo più brutto che abbia mai ricevuto è stato da parte di una parente che ha regalato a me e a mia mamma una specie di acquasantiera con in cima un angioletto che puzzava in una maniera terribile. Tant'è che per parecchio tempo abbiamo tenuto fuori sul bancone perché l'odore era insopportabile. Sfortunatamente nel trasloco si è casualmente rotto. Siete delle idole. Siete idole. Ciao Dani, regali brutti una cifra ed io mi incazzo ogni anno perché per gli altri li penso e li ripenso segnando i loro desideri durante l'anno. Sei una persona fantastica, diventiamo amiche. Mio marito ha vinto con una coperta scaldaletto che ha sciolto la teccia del materasso. Manco avessi 90 anni. Forse tuo marito voleva dirti che hai i piedi sempre freddi? Boh, sto tirando a indovinare, sto cercando di trovare una giustificazione. Per la serie Addobbi Brutti, questo è un addobbo brutto, non è un regalo. Per la serie Addobbi Brutti, cosa c'è di più brutto di un albero di Natale di quasi 2 metri, completamente addobbato, che si rompe all'altezza del piedistallo e ti cade in testa all'età di 4 anni? Niente. E se non mi ha fatto odiare il Natale questo, niente ci riuscirà. Chissà come si sono sentiti male i tuoi genitori per questa cosa. Perché io penso se succedesse a me io mi sentirei, cioè io morirei. Maglione di peli neri lunghi, manco fosse un corbaccio, e gilet fatto completamente di perle, ma da mettere insieme tutto questo a 16 anni. Ah, perfetto, l'età in cui non ti prendono per nulla in giro quando ti vesti male. No, ma tutto insieme, perché ho un'immagine fantastica di questo completo. In realtà secondo me saresti super stylish. Bene. Ora vi faccio vedere tutte le cose che ho fatto e vi lascio con una bella musichina. Spero che questo video un pochino più informale, un pochino meno patinato vi sia piaciuto. Ringrazio di nuovo lo sponsor di oggi che ci permette di fare regali meno brutti di quelli a cui abbiamo appena assistito. Nei prossimi giorni arriverà tantissima roba, arriveranno le guide a Natale, arriveranno le ricette, arriveranno i video più divertenti, arriverà un video di lettering anche, e quindi fatemi sapere come è partito questo Crimi Natale e noi ci vediamo domani con un altro video del Crimi Natale. Ciao ragazzi, un bacio grande. Sono Dani, montatrice del futuro, e ho freddo. Comunque spero che i video vi stiano piacendo, e appunto volevo sottolineare che ci saranno dei vlog, ci saranno video più strutturati. Questo era un video un pochino meno strutturato, un pochino più informale, appunto per passare un po' di tempo insieme in modo piacevole. Spero che possa piacervi lo stesso, anche perché l'anno scorso mi avevate detto che non avevate apprezzato i video troppo rigidi, preferivate io che parlavo oppure io che facevo i vlog. Quindi sto cercando di ascoltarvi. Se avete anche altri consigli, scriveteli qui sotto, perché appunto sto ancora montando i video e quindi c'è modo di diciamo aggiustare il tiro nel caso. Ah, io vorrei anche sapere se la sigla del Crimi Natale che quest'anno mi piace di più, se mi piace l'outro, perché ho lavorato a tutto nei dettagli, perché riguardando quelli dell'anno scorso non mi piaceva tantissimo la resa grafica, quindi fatemi sapere se vi piace tutto quello che ho fatto. E vi devo comunicare che ci sarà anche una nuova sigla fissa del canale, una nuova grafica. Ve la faccio vedere in anteprima su Instagram. Andatemi a seguire su Instagram. Quindi seguite me, seguite Crimi Shop e andate sul mio sito crimishop.it.